L'abbazia di Montecassino è un monastero benedettino sito sulla sommità di Montecassino, nel Lazio. È il monastero più antico d'Italia insieme al monastero di Santa Scolastica. Quindi non solo sempre su questa montagna. Se non ci fosse questa insegna per le mura ciclopiche. Il 15 febbraio del 1944, durante la seconda fase della battaglia di Cassino, un massiccio bombardamento delle forze alleate rase al suolo l'abbazia, ritenendola erroneamente occupata da reparti tedeschi. Le fonti ci dicono che quando San Benedetto arrivò qui trovò due templi pagani e lui distrusse questi due templi costruendoci sopra delle chiese. Uno era l'oratorio di San Martino e un altro era la chiesa di San Giovanni. Ora la chiesa di San Giovanni noi ce l'abbiamo ed è quella che adesso andremo a visitare su. Invece l'oratorio di San Martino si trovava proprio qui, però non c'era una chiesa, perché quella già era andata persa in una di tutte queste distruzioni e non è stata poi mai più ricostruita. Ecco. Questo è San Benedetto, Santa Scolastica, la sorella gemella di San Benedetto. E questo è il terzo chiostro dell'abbazia di Montecassino. Queste sono le montagne che dividono Montecassino da Latina, cimitero polacco. Ah. E vedere come questa pietra bianca con il cielo azzurro, insomma, si dà una bella, diciamo, Siamo accoglienza. nella loggia del paradiso. Ci pensate, sono anche gente che aiuta, insomma. Viene chiamato chiostro dei benefattori. Portale originale dell'anno 1000, voluto dall'abate Desiderio. Possedimento di Montecassino, infatti. Gli interni della cattedrale di Santa Maria Assunta sono riccamente decorati da statue, dipinti e affreschi di notevole pregio. L'altare maggiore custodisce le sepolture di San Benedetto e di Santa Scolastica. Spazi vuoti ancora come il cemento, no? Si vede che si è deciso di lasciarli vuoti aspettando nuovi artisti che vengano a colmare questi spazi. Ha avuto a che fare la gloria di San Benedetto e dei Benedettini. Autoritratto di Pietro Nigoni, autore dell'affresco. Sugli scalini di questo altare furono trovate tre bombe conficcate, inesplose. E dietro questo altare ci sono le sepolture di San Benedetto e Santa Scolastica. E le reliquie di San Benedetto e Santa Scolastica. La cripta. Se l'hanno detto, l'hanno fatta perché lo poteva fare. Perché lo poteva fare? Allora, voi dovete sapere che quando c'è stata l'Unità d'Italia, ci fu l'incameramento di tutte quelle che erano le proprietà ecclesiastiche da parte del nuovo Stato.
e quindi anche l'abbazia di Montecassino è diventata proprietà dello Stato italiano, del nuovo regno italiano. Con i patti lateranensi, il trattato tra Stato e Chiesa, siamo nel 1929, si riconobbe inoltre la possibilità agli ordini religiosi di rientrare nelle loro case, però ai gestori del bene, e così ai benedettini fu consentito di rimanere qui a Montecassino, però come appunto gestori del bene. Quindi la proprietà è dello Stato italiano, ma chi conduce, diciamo, il locatario attuale sono in ordine dei benedettini, quindi loro devono provvedere a tutta quella che è la manutenzione ordinaria, mentre la parte, quella più straordinaria, quindi qualsiasi intervento edilizio che bisogna fare, qui è sempre la sovrintendenza che deve agire. Ora, nel 1920, proprio perché è proprietà statale, lo Stato italiano, il Ministero dei Lavori Pubblici, chiese all'abate di Montecassino di fare tutto quanto rilievo topografico, fotografico, planimetrico, insomma tutto quello che si può, magazzino di inventario, tutto quello che si poteva fare qui della situazione dell'intero monastero, tutte le proprietà. Il mio nonno è stato ricordato, se un bambino non si mette più. Abbiamo terminato la visita all'abbazia di Montecassino.